Un saluto a tutti gli amici del, dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, io sono Moira Valeri, sono architetto e docente presso il Dipartimento di Architettura dell'Università IEDITEPE qui a Istanbul. E colgo con piacere l'invito dell'Istituto a presentare brevemente quello che abbiamo organizzato insieme in questi ultimi anni. Dal 2016 infatti ogni anno ho curato per l'Istituto un ciclo di conferenze sull'architettura che ho intitolato Storie di architetti italiani, tra l'altro abbiamo concluso la quarta edizione nel, nell'autunno del 2019. E quando ho proposto questo ciclo di conferenza all'istituto, il mio intento era, era duplice, perché innanzitutto, in linea con quella che è la, la missione di un istituto italiano di cultura, c'era la volontà di, di presentare un paesaggio intellettuale. Dell'architettura in Italia nel Novecento e di ricostruire quella complessa rete di, di ricerche, di pensieri, di, di progetti attraverso alcune, alcune vicende esemplari di architetti che hanno influenzato e che tuttora influenzano il dibattito architettonico nazionale e internazionale. E in secondo luogo credo che sia sempre importante di tanto in tanto riparlare di alcune vicende, di riverificarle in tempi diversi, di ristudiare quelle storie aperte ad accogliere nuove interpretazioni e nuove letture. Eh, tra le storie di architetti che abbiamo presentato all'istituto c'è stata quella di Giuseppe Terragni, di Aldo Rossi, di Giancarlo De Carlo e della sua sempre attuale idea di partecipazione, di Carlo Scarpa, di Alberto Libera, di... Luigi Moretti, Gio Ponti, di Bruno Zevi, eh, delle architetture di Adriano Olivetti, pur non essendo Adriano Olivetti un architetto, dell'esperienza di superstudio che ci è stata raccontata da uno dei suoi membri, vale a dire l'architetto Giampiero Frassinelli. Per ciascuno di questi architetti ho invitato uno studioso italiano a parlarne e, quando è stato possibile, ho affiancato un moderatore turco anche per creare delle sinergie tra Italia e Turchia. Eh, fin dall'inizio però mi premeva anche mh, fare delle incursioni nell'architettura più recente, nell'architettura contemporanea e per questo motivo all'interno di ogni edizione, oltre alle tre o quattro conferenze sui maestri del Novecento, ho sempre ehm, inserito una conferenza sul contemporaneo per capire in che stato versa oggi l'architettura e tra gli ospiti abbiamo avuto Uh, Stefano Boeri è stato il primissimo, eh, Mario Cuscinella, fondatore del uh, Mario Cuscinella Architetti Associati, Pippo Sciorra, che è il Senior Curator del Museo Maxi di Roma, Manuel Orazzi, che scrive molto di architettura e lavora per la casa editrice Quadlibet, che è una delle più attive oggi in tema di architettura, uh, Simone Sfriso, cofondatore di Tama Associati, Mario Giuseppina, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Simone Gobbo del giovane gruppo Demogo. E poi abbiamo anche presentato alcune ricerche fatte all'interno delle università italiane, come la ricerca Recycle Italy che è stata presentata eh, dalla professoressa Sara Marini dell'Università IUA di Venezia e dal professor Giovanni Corbellini del Politecnico di Torino. Per chiudere, ehm, per ogni edizione, anziché preparare un poster che sarebbe stato inevitabilmente buttato una volta finito il ciclo, ho pensato di stampare il programma a modi segnalibro, ve ne faccio vedere un paio, questo è il segnalibro della prima edizione con il titolo in italiano e in inglese e dietro il programma dell'intero eh, ciclo. Eh, stessa cosa per la seconda edizione, il format e il layout sono gli stessi, ogni edizione era stata caratterizzata, la 3 e la 4, da un diverso colore. E con questi segnalibri vi saluto sperando che vi stiano ancora accompagnando nelle vostre letture.